Buonasera amici C5 Umbria, siamo qui per la semifinale del girone B di A2 per la disputa dell'accesso alla finale di fronte la Cascinorte e la Fuente Lucera. Ma andiamo con la lettura delle formazioni. Fuente Lucera, numero 17 De Melo, numero 14 Rossa, numero 6 Ferreira, numero 12 Ghigno, numero 29 Sanna, numero 1 Piccino, numero 3 Decillis, numero 2 Lopolico, numero 10 Leandrino, numero 4 Leparco, numero 8 Affatato, numero 9 Gesualdi, mister Grasso. La Cascinorte, numero 1 Sacripanti, numero 21 Bragaglia, numero 7 Paolucci, numero 5 Zancanaro, numero 12 Carpinelli, numero 11 Raganicchi, numero 3 Ragugini, numero 9 De Nichile, numero 13 Vendrame, numero 15 Cresto, numero 16 Montagna, numero 4 Sampagno, allenatore il mister Vespa e Rosegna. Dirigo l'incontro, signori Buschetto di Acireale e Giuliano di Lavezza Terme, con un ministro il signor Micciola di Roma. Viene dato l'ok da parte del signor Buschetto. Via. Viene battuto adesso il calcio subito, palla per Zancanaro. Zancanaro, dopo essere scattato sulla fascia destra, torna indietro e si rimposta l'azione alla metà campo, palla al volo subito per Paolucci, per Zancanaro, ma il tiro finisce alto. Tanto anticipo, perde per un attimo Leandrino, scivola, pressing da parte della Cascina, palla recuperata, l'ho letto, Sanna, tiro e gol. Bragaglia non lo può. Fuente Lucera, dopo appena un muro 10 secondi, riapre subito il discorso di qualificazione con Sarti, De Nichile per Paolucci, ma palla finisce ancora nei piedi Giove Lucera. Leandrino tira al volo del piccolo numero 10 del Fuente Lucera, ma la palla finisce fuori. Sanna potrebbe riaprire definitivamente il discorso di qualificazione. Sanna e Ghigno, anzi Rossa tocca per Sanna allarga e il tiro di Ghigno finisce, viene toccato da Bragaglia ma non riesce a intervenire. 2-0 per Fuente Lucera, risultato completamente riaperto. Time out. Zancanaro, punto di Lucera, Zancanaro, Sanna, punto di Lucera, Zancanaro, fallo bellissimo, ammonizione per Zancanaro che ha steso in contropiede Sanna. La difesa della Cascina ha avuto la meglio, per era Sanna contestava Zancanaro riesce a recuperare il pallone attivo, Zancanaro, ci mette le mani De Melo e palla finisce in angolo. De Nichile tenta l'uno contro uno, larga sul lato sinistro, palla recuperata da Sampaio, spazza un tono un po' polemico per non essere stato ravvisato il fallo nell'azione. Come stava pensando a farlo in azione, l'arbitro ammonisce Sampaio per anche per le proteste e il modo. Espulso Sampaio. Espulso Sampaio per le proteste. Attenzione, il bomber della Cascinorte è stato espulso, doppia ammonizione, grave mancanza per la formazione biancorossa. Palla in calcio d'angolo,
palla in mezzo e gol di testa da parte di Montagna, presa in contropiede la difesa del Liceo, si è fatta il classico sonno, palla messa subito in mezzo e di testa gol che non accadono facilmente nel calcio a 5. Gol di Montagna. Vendrame in posizione centrale, mismatch, Cresto, tiro di Cresto, palla che finisce alta. Altra occasione per la Cascina Orte che nella seconda metà del primo tempo si sta facendo preferire. Prende la seconda ammunizione, Delichile va via sul lato sinistro, esce Romero, Delichile, palla via via dal colpo di testa. Da parte di Radanicchi, gol di Dudu, come amano chiamarlo Orte, il numero 11 della Cascina, sia il gol del 2-2 a 14 secondi dalla fine, quando Delichile per Zancanaro. Cronometro che va allo scadere, fine del primo tempo, risultato di 2-2. Sane Leandrigno sul punto di battuta, si riparte. Cascina che va il giro palla a Denichile mette in mezzo, riesce a spizzare Paolucci, controlla e mette in rete, uscita di Romero un po' attrattata, Paolucci riuscì a controllare il pallone che è stato servito dal grande scatto di Denichile e poi riesce a mettere dentro il gol del 3-2. Ligno rossa, punta del diamante dello schema che adesso si trasforma in 3-2. Denichile di tacco per Paolucci l'allunga per Vendrame mette in mezzo per Zancanaro, occasione. Leandrigno riesce ad andare via in mezzo alla selva di giocatori avversari, riesce Bragaglia a Cascina. Sanna dal lato destro riesce a mettere la palla su Paolo, non so se sia stata deviata da Zancanaro, gol del 3-3. Sanna riapre il match, riporta il risultato in pari. Sanna pensa al tiro, poi allarga rossa, palla a mezzo per De Cilis, per Ferrera, e intervento miracoloso da parte di Bragaglia in spaccata nella fila del Quantelucera, ma Ferrera riesce a controllare, parte sull'auto sinistro, palla in mezzo pericolosissima per Leandrigno. Montagna è costretto a fare una volata per recuperare il pallone, riesce ad andare via Denichile, viene chiesto fallo alla Lucera, ma il tiro Denichile viene dato a recuperare e tiro il gol, grande gol da parte di Denichile, azione di potenza dal lato sinistro, si è portato sul centro destra e ha infilato il gol del 4-3 a 12 minuti e 29 sul cronometro, la Cascinorte che si riporta in vantaggio. Denichile riporta in vantaggio la Cascinorte, immediatamente il portiere in movimento da parte del Lucera, ma normale così sia. Immenso gol, era stato ostruito dalla panchina della Cascina, grandissimo gol sotto il palla ancora di ritorno per Sanna che va a terra, non c'è fallo. Vendrame, Paolucci, tiro di Zancanaro, gol del 5-4, un pochino, gol del 5-4 da parte del capitano della Cascina Orte, con 10 minuti e 11 secondi sul cronometro, risultato di 5-4 in favore dei padroni di casa, time out richiesto dal Quantelucera. Pensavano molto più facile, invece si sta arrivando una vera e propria battaglia. Tutte quelle che sono state quelle con Lucera, intervento sulla linea da parte di Paolucci, il tiro di Leandrigno, cerca di far scorrere il tempo, palla
per portiere in movimento, invio di un gol, gol da parte di Bragaglia, che si tuffa e prende l'applauso del pubblico e della tifoseria. È entrato Docinis come portiere in movimento e Bragaglia sigla il gol del 6-4 che chiude definitivamente il match. 2 minuti e 38 sul cronometro, 4 gol da recuperare per il, un pareggio per 2-2. Ormai anche il Lucera abbandona il pressing, ultimi secondi, sirena finale, Cascinotte che va, che passa il turno, vince per 6-4, una partita durissima. Pensavano probabilmente che fosse stato più facile, ma i ragazzi di Grassi hanno dato veramente l'anima, hanno combattuto fino alla fine. Complimenti a Fuente Lucera, ma è la Cascinorte che passa il turno. Siamo con, a pochi secondi dalla fine del match, con il capitano Zancanaro. Partita durissima, pensavate fosse più facile dopo il risultato dell'andata? No, sapevamo che sarebbe stata anche, ancora più dura, perché loro ci avrebbero messo tutta la grinta, tutta la voglia, cercando di portare a casa un risultato che era a sfavore della partita di andata. E quindi si sapeva che sarebbe stato difficile e si è visto. Fino alla fine del primo tempo è stata, non dura, di più, però alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato che era il nostro obiettivo. Vedendola da fuori, lo scontro, questo ormai era la quinta partita quest'anno tra Lucera e Orte, per chi era al di fuori è sempre stato un piacere vederla, per voi vi piace giocare contro di loro? Certamente è una squadra che ci ha messo in difficoltà in tutte le partite, sì, eppure noi le abbiamo messe in difficoltà, abbiamo visto in queste due partite. Sono due squadre fatte per bene, costruite per cercare di vincere, si è visto. Credo che è stata una partita molto piacevole a tutti quelli che sono venuti a vedere la partita. Cominciamo a buttare un occhio sul futuro, una previsione di Corigliano Catania? Ma la classifica e il campionato ha detto che il Corigliano ha fatto 20 punti o qualcosa di più del Catania. Credo che anche giocando in casa passerà il Corigliano, sarà un'altra guerra. Quindi ci rivedremo con il Corigliano qui al palazzetto di Orte per vendicare la sconfitta della partita del giorno di ritorno, che segnò praticamente la fine delle speranze di vincere il campionato. Certamente, però è iniziato un altro mini torneo, un altro campionato. Noi non possiamo pensare a quello che è successo in passato, dobbiamo pensare al futuro, in queste partite che vengono adesso. Non credo che non possiamo neanche pensare in rivincita, dobbiamo pensare partita per partita, cercare di dare il nostro meglio, cercare di vincere la partita a casa, poi si vedrà da allora. Peccato anche per Sampaio, purtroppo unica nota stonata nel buon risultato di oggi. Sì, purtroppo a noi ci dispiace tanto, il giocatore che vede più la porta di tutti, ha segnato più di tutti, segna come nessuno, a noi sicuramente ci mancherà, però metteremo del nostro ancora di più per farli rientrare e stare tranquilli. Ok, grazie. Grazie a voi. Allora, siamo con Bruno Rossa, pochi minuti dalla fine di un match avvincente contro la Cascinorte, questa volta hanno spuntata i biancorossi di Rosigna. Sì, è stata una bella partita, loro veramente hanno già vinto l'andata, no? Hanno fatto 3 gol di differenza e oggi dovevamo rischiare tutto per tutto. Abbiamo cominciato molto bene i primi 10 minuti, poi abbiamo calato e loro dobbiamo fare complimenti, che sono una bella squadra, sono una grande squadra, quella è la verità. Effettivamente, vedendola, stavo parlando prima con Zancanaro, vedendola da fuori è stato, questi 5 scontri tra Fuente Lucera e Cascinotti sono stati molto molto avvincenti. Anche a voi piace giocare queste partite? Sì, queste partite sono le partite più belle da giocare, no? Sono due squadre che sanno giocare e ti lasciano giocare. E lì i dettagli fanno la differenza. Abbiamo avuto 3 volte la sfortuna di vincere loro, solo che oggi a playoff loro hanno avuto la meglio su di noi. Quindi alla fine, comunque sia, rimane un buon campionato e la vittoria della Coppa Italia, che è la ciliegina sulla torta dell'annata. Sì, abbiamo fatto il nostro meglio, anche sappiamo che la rosa nostra è un po' ristretta, abbiamo fatto
la cosa più grande che l'ha già vinto la Coppa Italia, poi il raggiungimento dei playoff che era un obiettivo della società. Adesso dobbiamo pensare al prossimo anno, vediamo quello che succede. Solo. Con un paio di cambi in più l'anno prossimo si può puntare al grande salto? Sì, quello sicuramente. Se avevamo una rosa un po' più grande, già questo anno si pensava una cosa già più alta, già vincere il campionato subito. Solo che adesso dobbiamo vedere che cosa vai fare la società per il prossimo anno e speriamo che va tutto bene per tutti. Complimenti per la partita e complimenti per la vittoria della Coppa Italia. Grazie mille. Siamo con Edoardo Bragaglia, alla fine anche la gioia di un gol a suggello di questa vittoria. Sì, questa vittoria è molto importante perché ci dà fiducia per continuare a sognare con la Serie A. Dopo pure segnato, una cosa che non succede spesso, però l'importante è stata la vittoria, tutto il gruppo che ha creduto. Abbiamo preso due gol nei primi minuti, dopo abbiamo avuto fiducia, coraggio e abbiamo cambiato, fatto più gol di loro. È stato l'espulsione di Sampaio praticamente del vostro bomber principale. Invece di spegnere la luce, l'ha riaccesa, la squadra si è ricompattata, ha cominciato a giocare molto meglio, proprio è stato, il carattere della Cascinorte è venuto fuori. Sì, Sampaio è un bomber incredibile, lui ha fatto il campionato 44 gol, mi sa, quindi come giocatore, come uomo è un grande. E peccato che è stato espulso, per la prossima partita, la prima partita non abbiamo lui, però noi abbiamo anche il gruppo c'è. Quindi abbiamo anche il portiere bomber. Quello lì, il mio ruolo è parare, quindi se sei io dopo è qualcosina in più. Nei momenti decisivi dei primi 10 minuti, dove Lucera ha dominato la partita, la Cascia non riusciva ad uscire fuori, a giocare, un paio di tuoi interventi sono stati fondamentali per evitare il tracollo. Sì, siamo entrati un po', non dico un po' sconcentrati, però non lo so la parola giusta, però dopo meno male che siamo riusciti a segnare, dopo anche il pubblico ci ha aiutato tanto e quello è molto importante anche. Tra poco inizierà Catania Corigliano, qual è la tua previsione? Noi non dobbiamo scegliere gli avversari, quindi chi viene dobbiamo giocare con tutte le nostre forze contro il Catania o contro il Corigliano, quindi è uguale. Ok, grazie.